Ciao a tutti. Sono a casa di mia figlia che è andata a prendere Lorenzo all'asilo. I gemellini stanno dormendo e io allora ne approfitto per fare questo tag, che si chiama Profumo di Natale e sono stata taggata dalla sua ideatrice che è la Swamp Nadia. Ciao Nadia e grazie per avermi taggata. Mi sono messa proprio in posizione a tappeto, come mio solito quando sono qui a casa con i bimbi. Ma inizio subito, sono 9 domande più la possibilità di taggare. Io come sempre lascio il tag libero quando sono tag che già sono in circolazione. Inizio subito con la prima domanda. Che profumo senti nell'aria in questo periodo che ti ricorda il Natale? Nell'aria penso, suppongo, girando per le strade, ecco, non saprei dire esattamente un profumo, forse l'aria più pungente, più frizzante, specialmente in questi giorni in cui non c'è umidità, c'è un bel freddo secco, come piace a me, e si sente proprio l'aria più fine, specialmente qui dalle mie parti, dove non c'è molto traffico e siamo in un paese, in un piccolo paese, poi siamo vicini alla collina e quindi ecco quest'aria più pungente, piacevole proprio da sentire. Poi la seconda domanda. Albero vero che profuma di bosco o albero artificiale? Beh, l'albero vero ha tutto un altro fascino, hai detto bene nella domanda, profumo di bosco. Ma io sinceramente quando vedo quei bei pini e quei begli abeti tagliati mi fa male al cuore, quindi albero artificiale sicuramente. La terza domanda, essenza, che essenza utilizzi per profumare la tua casa? Restando in tema di alberi di Natale, a me piace di tanto in tanto mettere negli umidificatori sui caloriferi qualche goccia di essenza di pino o di eucalipto. Mi piace la freschezza, ecco, del pino e dell'eucalipto. La quinta domanda, durante il pranzo o cena, ami la candela profumata o in odore? Indifferentemente uso sia quelle profumate che quelle inodori. Le accendo così per la coreografia all'inizio del pranzo, ma poi le spengo subito dopo e le sposto per far largo ai piatti di portata. La sesta domanda. Il profumo che ami indossare nelle feste? Non ho un profumo specifico che indosso nelle feste. In questo periodo sto usando molto un profumo, non mi ricordo più il nome, un profumo di Calvin Klein. Klein, sempre le mie difficoltà linguistiche, comunque penso sia Calvin Klein, che è molto fresco, molto agrumato ed è la profumazione che io preferisco, però non ho un profumo specifico per le feste, ecco. La settima domanda, che profumi arrivano dalla tua tavola il giorno di Natale? Ah, arrivano tanti profumi, però il profumo che scelgo è quello del bollito, perché a Natale io d'inverno faccio spesso il brodo, quello buono, quello non di dado insomma, ma con la carne. E a Natale però è proprio tradizione mia e della mia famiglia fare un bel pentolone con vari tipi di carne di bollito, il brodo che ne esce è profumatissimo. E davvero è un profumo che poi si lega alla domanda successiva, che è questa: che profumo ti porta alla tua infanzia il giorno di Natale? Ecco, mia mamma appunto faceva questi pentoloni di brodo, di bollito misto, poi faceva lei, impastava i ravioli a mano e questo profumo di brodo che sono sincera, né io né le mie sorelle, perché anche loro preparano questi pentoloni di brodo a Natale, nessuna di noi è riuscita ad eguagliare il profumo del brodo della nostra mamma.
Forse è il ricordo della nostra infanzia, non lo so, però quel profumo è inarrivabile. La nona domanda: nei momenti di relax, bagno o doccia, che profumi utilizzi? Qui si tratta di creme corpo oppure bagno schiuma e così via, o oli. Anche qui non ho un profumo specifico, una profumazione specifica sia per i bagni schiuma che per le creme corpo legate a questo periodo. Vado un po' come mi va, come mi piace al momento, sempre restando sulle profumazioni non dolci, non troppo dolci, ma piuttosto agrumate, un po' maschili, diciamo. Decima domanda, che non è la domanda, ma appunto tagga qualcuno, io lascio il tag libero, spero lo facciate in tanti. Ringrazio ancora Nadia che mi ha taggato. Un bacio Nadia e tanti cari auguri ancora a tutti. Ciao ciao, un abbraccio, un sorriso.